Era un invito a essere breve, ovviamente, che accolgo assolutamente spontaneamente, anche perché voglio centrare solo un aspetto che mi interessa di questa nostra lavorazione, perché tante altre cose sono state dette, molti compagni hanno saputo portare da qua quell'allegria che contraddistingue spesso le nostre iniziative, i nostri congressi, la positività, l'ottimismo della volontà. Io non sarò così, diciamo, ottimista, però in questo realismo secondo me dobbiamo porci delle domande importanti. Quando abbiamo attraversato l'avventura sfortunata dell'arcobaleno, eravamo all'inizio di una crisi che si andava manifestando, che si era sviluppata l'anno prima e che ci poneva delle domande, perché era una crisi anche di tipo nuovo, non ne sapevamo la durata. E proprio su questo circolavano domande che poi sono un po' scomparse dal nostro dibattito. Chi ha ascoltato qualche mio intervento nei congressi che sono svolti sa già cosa voglio dire, e quindi sarà una piccola ripetizione, però ha un senso. Noi, e non soltanto noi, anche altri autorevoli osservatori non sospetti nella qualificazione politica, allora si chiedevano se quella crisi poteva portare ad avventure di tipo autoritario, a un ritorno al passato, a svolte, a fratture negli ordinamenti democratici di alcuni paesi. E la risposta, diciamo, per noi fu semplice, fu una cosa del tipo: se la crisi non dura un tempo prolungato, non c'è questo tipo di rischio probabilmente. Se la crisi dovesse perdurare, il rischio potrebbe essere più ampio. Oggi siamo nel 2013 e credo che, come dire, quel rischio, quel tema tra il rapporto fra crisi e democrazia comincia purtroppo ad avere qualche piccolo lume di risposta. Io ho apprezzato molto la relazione di Anita Pirovano, credo che, siccome il primo punto nodale dopo la digressione sul Partito Democratico, le primarie e il congresso, sia stata rivolta nei cosiddetti forconi quanto va succedendo, credo che da lì noi dobbiamo iniziare, perché ho sentito che in questa sala alcuni ragionamenti che peccano di ingenuità, che sono fuori strada, perché è vero che c'è un malessere sociale straordinario, palpiamo con la mano, lo tocchiamo, che tocca tutte le categorie sociali, che c'è un fenomeno, attenzione, non di proletarizzazione del ceto medio, ma di slittamento direttamente verso la povertà del ceto medio. Vero che, veniva citato De Rita, tanti altri sono, diciamo, esercitati nella mappatura sociologica di questi movimenti, però questi non sono movimenti spontanei, non hanno un'origine spontanea, dopo sono capaci di aggregare la spontaneità del malessere, perché se no non si spiegherebbe il meccanismo istituzionale con cui questo movimento si è sviluppato. Io l'ho anche scritto, quindi lo ripeto senza nessun tipo di problema: perché ci sono stati i prefetti che si sono negati per ore e ore, addirittura per mezze giornate, non soltanto i parlamentari ma anche lo stesso ministro degli interni, perché ci sono stati i questori che hanno consegnato centri neanche tanto piccoli nelle mani anche di gruppi di manifestanti abbastanza sparuti. Tutto questo succede perché, come dire, c'è un input, ci sono delle reti, perché qualcuno ha brindato quando Berlusconi è decaduto dal Senato, ma non abbiamo compreso fino in fondo ciò che pure ci siamo detti e ripetuto tante volte, cioè che un ventennio non passa con la decadenza di un senatore, che contiene, che mantiene all'interno della società, dei palazzi, del potere, delle nervature della Repubblica, mantiene una vicenza. Siamo cresciuti con quello scandalo che ci pareva inaccettabile di quanti prefetti e questori nominati dal fascismo erano rimasti in attività, quasi tutti, in attività lungo la Repubblica fino a pensione, e ci immaginiamo oggi che veniamo da un ventennio meno travagliato se abbiamo, diciamo, fino in fondo compreso la profondità con cui i meccanismi si sono svolti. Io vado velocemente per dirvi: noi siamo sulla strada giusta, stiamo costruendo la strada giusta, è un interrogativo ed è una costruzione che è fatta di molte pietre. Io le vedo lì, sono i temi di quei manifesti che sono appesi: il reddito minimo garantito, l'equità fra gli stipendi, il piano per il territorio, i beni culturali, asili, nidi, eccetera, eccetera, il lavoro, il piano per il lavoro, la legge sul risparmio, ce n'è delle altre appese. Queste sono le pietre. Però ci dobbiamo anche chiedere dov'è che questa strada viene tracciata, perché, dire, c'è chiaro,
il materiale con cui la costruiamo, ma il territorio in cui si svolge non è così, così chiaro, cioè, o meglio, non è così buono. Perché quanto dicevo prima mi serve semplicemente per dire che questo, molto spesso, le nostre iniziative e anche questo dibattito, è tutto rivolto indietro. Come siamo stati bravi, come non siamo stati bravi, spessissimo non siamo stati bravi, a volte cattivissimi. Però il davanti è fatto di ciò che ci consegneranno le elezioni europee. Non è di quello che è stata la coalizione Italia Bene Comune, ma di quello che non è riuscita a fare anche la coalizione Italia Bene Comune sul piano europeo. Noi dicevamo vincere in Italia per creare un asse progressista in Europa capace di cambiare le politiche non solo fallimentari ma controproducenti che questa Europa va da anni perseguendo e continua a perseguire e che informa anche l'attività del nostro governo, quello Monti allora e oggi di quello Letta. Lì sta il fallimento, che non ci siamo riusciti e credo che, voglio dire, di che assi ormai stiamo parlando, portanti quelle politiche, mi è chiaro a tutti. Siamo di fronte ad elezioni europee che consegneranno alle destre populiste un bacino che non hanno mai avuto in Europa, addirittura la destra xenofoba o quella ridipinta, cioè quello è il terreno sul quale noi ci troveremo. Ho apprezzato la relazione anche perché ha saputo mantenere gentilezza, nel senso che noi veniamo da Rivoluzione Gentile, il nostro sindaco credo sia stato il protagonista di una di queste rivoluzioni qua a Milano. Quello che ci troveremo di fronte, quelle prove tecniche a cui abbiamo assistito, perché di prove tecniche si tratta, quel carcere, quel rapporto se mi imprigionano ci sarà la rivoluzione, quegli avvertimenti tutti quanti assieme ci fanno presagire che la nostra strada è una strada difficile, ma è una strada che riusciremo a fare, che io credo ricostruisce la direzione di marcia di una sinistra italiana, anche indipendentemente dalle scelte del Partito Democratico. Anche indipendentemente dalle scelte del Partito Democratico, anche indipendentemente, ma non facendo finta che, come dire, che la politica non sia sortire assieme, che si può andare avanti per la propria strada indipendentemente, autisticamente. Quella strada ha, io credo, tantissime difficoltà. Saputo mantenere la gentilezza in tempi che non saranno gentili. Faccio solo un'ultima notazione: mi è piaciuto che il paese più citato in questa sala sia stata non la Germania, non gli Stati Uniti, ma sia stato l'Uruguay. Mi sembra che se 4 o 5 interventi cominciano a portare un nuovo di quali risorse possiamo spostarci, di quali equilibri possiamo spostare, di quale mafia possiamo sconfiggere, beh, forse questo è un buon segno. L'ultima roba, leggo che anche il cantante Povia si è unito ai Forconi. Mi ricordo che era quello di Luca Gay, no, adesso sta con lei, una roba di questo tipo, mi sembra sia noto per quella canzone, quello è il bacino culturale di riferimento, Gigi D'Alessio dà il suo sostegno, più grave ovviamente, però insomma non scherziamo, un po' di allegria alla fine ma non scherziamo, ultimissimo, io vorrei poter continuare a parlare di persone, che se parlassi di persone che usano le cose e abitano le case, cioè che fosse chiaro a tutti che noi nasciamo su un compromesso felice, che i diritti sociali e i diritti civili vanno avanti assieme, non c'è un prima e non c'è un dopo.